una vittoria ed una sconfitta. Questo è il bilancio del weekend per le formazioni di basket, in cui fra alterne situazioni si dà vita a un girone di ritorno con aspre difficoltà. Partiamo dalla Castellano Udas, che nell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C nazionale è stata sconfitta in trasferta dalla Magic Team Benevento con il punteggio di 85 a 57. I ragazzi di Coach Parrillo hanno condotto il match in scioltezza e anche con i nuovi innesti hanno avuto maggiore freschezza atletica e cinismo per operare già nel primo quarto un vantaggio di 17 punti nei confronti dei biancazzurri, che si sono trovati nettamente in crisi sia in difesa che in attacco. Tranne un risveglio fra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, quando sono riusciti a recuperare lo svantaggio accumulato, arrivando fino a meno 4 dai padroni di casa. Complici anche i troppi tiri sbagliati da Svoboda e da altri, non hanno fatto che rafforzare la costanza della Magic Team, che si è portata a casa 2 punti preziosi. Mentre per i biancazzurri di Matteo Totaro c'è la necessità di rivedere tante cose che non vanno, in vista del delicato scontro interno della prossima domenica in casa contro l'Agropoli, battuto in rimonta dall'Ardò per 80 a 72. Per l'Olimpica Basket arriva l'aggancio alla Web in Manfredonia. I gialloblu di Antonio Russo, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale, hanno espugnato il campo della Libertas Barletta con il punteggio di 96 a 52, in un match dominato sin dai primi minuti di vari tecnici differenti, ma con un bello spettacolo. Il trio d'attacco Panaggio, Walker, Castoro non delude, ma anche l'alternanza con i giovani under rende la sfida godibile. I padroni di casa, nonostante tutto, non ne meritano e si fanno apprezzare per qualche buona giocata. La contemporanea sconfitta della Webin a Manfredonia a Vari contro l'Avia riapre la vincente sfida per l'alta classifica. Una vittoria ed una sconfitta beffarda. Questo è il bilancio per le formazioni di volley Ofantine. Per la seconda di ritorno del campionato di Serie B2 nazionale, la Libera Virtus Cerignola rispetta appieno il fattore campo, battendo con un sonoro 3-0 il Royal Salerno, con i parziali di 25-17, 25-13, 25-23, con le campane ad un passo dal riaprire la contesa. Bella sfida adrenalinica nel campionato di Serie D femminile, con il big match fra Aquila Azzurra Trani, capolista del torneo, e Pallavolo Cerignola terza. Le tranesi hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per battere le ragazze fucsia guidate da Michele Valentino, che hanno dato vita ad un match intensissimo che si è chiuso beffardamente al quinto set. Questa è la successione dei parziali: 17-25, 25-14, 14-25, 25-16, 16-14. Spunti interessanti sono emersi dalla quarta di ritorno del campionato di Serie A, partendo dalla lotta a scudetto. A Cesena la Juventus non va oltre il 2-2 contro una formazione romagnola che mostra grinta e determinazione e non fa passare sul proprio terreno i titolati campioni. E Vidal addirittura sbaglia un rigore. Le firme sono di Djuric per il provvisorio vantaggio romagnolo, poi l'1-2 bianconero, prima con Morata e poi per Marchisio, e nella ripresa il definitivo pareggio da parte di Brienza. Non ne approfitta la Roma, fermata all'Olimpico sullo 0-0 da un Parma a tutto cuore che oggi vedrà deciso il suo futuro anche da un punto di vista economico. I ducali di Roberto Donadoni esprimono un bel gioco e mettono in difficoltà la formazione giallorossa di Garcia. Fra gli altri risultati della giornata, da ricordare le avverse situazioni che riguardano le milanesi. L'Inter vince a Bergamo 4-1, mentre il Milan, in crisi, è costretto al pareggio dall'Empoli, che si avvicina sempre più alla zona salvezza. Europa, interessante per il Torino, seppur fermato in casa dal Cagliari per 1-1, bene anche il Genoa, che batte il Verona per 4-1. Si interrompe la striscia positiva della Sampdoria, fermata al Bentegodi dal Chievo per 2-1. Infine, Udinese-Lazio finisce con il successo biancoceleste con il rigore di Candreva.